Buonasera dal TG. Sulle spiagge dell'Istria in questi giorni sono apparse delle masse viscide e maroni. Si tratta di un fenomeno noto come fioritura del mare. Il fenomeno in questione non è una novità sulle nostre coste ed è riapparso dopo quasi 20 anni. Si tratta di piccoli microrganismi planctonici che nuotano. Stiamo osservando un campione vivente. Nuotano e generalmente fanno parte di una comunità, normalmente intendo. Ciò che non è normale è che siano così densamente raggruppati. Le dense masse appiccicose non sono piacevoli né per la vista né per il corpo e la loro comparsa ci è stata spiegata dal centro di ricerca marina Istituto Ruger Boscovic di Rovigno. Semplicemente si è creata una situazione favorevole in cui queste alghe, che normalmente vivono qui, hanno iniziato a crescere molto più rapidamente e intensamente, producendo una matrice zuccherina e viscida di polisaccaridi che ora vediamo galleggiare in superficie. Ecco quali sono le reazioni dei bagnanti. This is a slime. È una melma marrone e dà una sensazione strana quando si asciuga sulla pelle e sui peli. L'ho vista, ma non era niente di grave, è durata 3 o 4 giorni ed è sparita. Quindi ogni anno appare in qualche modo, ma poi scompare velocemente. Giallastra, densa, viscida, come se qualcuno avesse vomitato. Non succederà niente a nessuno, è solamente brutto da vedere. Gli esperti dell'istituto rassicurano che questo fenomeno non è pericoloso per i bagnanti e che non c'è motivo di temere o farsi prendere dal panico. Per alcune persone particolarmente sensibili potrebbe verificarsi una reazione allergica, ma si tratta di una percentuale davvero molto bassa. Se nuotate in quell'acqua e poi vi fate una doccia, sicuramente non ci saranno conseguenze. È anche importante dire che se un giorno arrivate in spiaggia e vedete queste formazioni mucose in una parte della baia, è sicuro che dall'altra parte non ci saranno, perché il vento le sposta. Quindi si può sempre trovare una zona della spiaggia più pulita delle altre. Il fenomeno della fioritura del mare si verifica in presenza di determinate condizioni climatiche come variazioni della temperatura dell'acqua e precipitazioni abbondanti. Questo è un citometro a flusso che preleva campioni d'acqua. Ogni giorno prendo campioni d'acqua qui davanti all'istituto e questo dispositivo osserva e fornisce immagini di tutti gli organismi presenti nel campione, permettendoci di vedere la loro abbondanza e diversità. L'intero fenomeno della fioritura del mare è un fenomeno naturale e le specie coinvolte finora osservate da me sono innocue. Non si tratta di specie che causano fioriture tossiche o altro, quindi non c'è veramente alcun pericolo. E non è possibile prevedere per quanto tempo durerà la fioritura del mare sulle spiagge istriane, poiché può variare da alcune settimane a diversi mesi. A Rovigno è stata inaugurata la 6ª edizione del Festival Rovigno Art and More. La serata di apertura si è svolta davanti alla splendida cornice della chiesa di Santa Eufemia. Il concerto inaugurale è stato affidato ai solisti zagabresi che hanno incantato il pubblico con una performance di altissimo livello. In una delle più belle città croate, davanti alla magnifica costruzione della chiesa di Santa Eufemia, con uno spettacolare concerto dei solisti di Zagabria, è stato solennemente inaugurato il 6º Festival Rovigno Art and More. Le 4 stagioni di Vivaldi, nell'interpretazione dei solisti di Zagabria, davanti alla chiesa di Santa Eufemia. L'apertura del Festival Art and More di questo fine settimana è stata magnifica. I solisti di Zagabria hanno celebrato con questo concerto i 70 anni di attività. In una parola, magnifico. L'intero spazio, il pubblico e tutta l'esperienza sono fantastici. Non avevo mai suonato qui prima, ma questo è uno spazio perfetto e davvero tutto è fantastico. Complimenti. Zadovoljstvo koncertom i programom izrazio je i umjetnički direktor festivala. È stato espresso anche dal direttore artistico del festival. Sono estremamente felice ed onorato che stasera abbiamo avuto l'opportunità di ospitare i solisti di Zagabria. A mio parere il miglior complesso di musica da camera in Croazia, che quest'anno celebra il suo 70° anniversario. Le 4 stagioni e questi meravigliosi brani di Piazzolla
hanno davvero lasciato il pubblico senza parole. L'ambiente è di per sé suggestivo e credo che il pubblico sarà numeroso in tutti gli altri eventi di questo festival, che dura fino al 5 ottobre, quando chiuderemo con il Requiem di Fauré. Durante il festival, numerosi concerti e spettacoli si terranno in diverse location suggestive, con la partecipazione di oltre 100 artisti che presenteranno 14 diversi programmi. La novità di quest'anno è l'inclusione del cinema come forma d'arte e il pubblico potrà godersi la proiezione del dramma televisivo Gioco in due di Tito Strozzi. Questa è una registrazione di un dramma televisivo, o se preferite di un film TV del 1978, in cui ho recitato A Zagabria e ho meravigliosi ricordi. Abbiamo recitato Boris Buzancic ed io. È un'opera di Tito Strozzi e si tratta di una pièce teatrale di un gioco a due che nella giovinezza interpretavano Tito Strozzi e Elisa Gerner Erika. Quando ho girato ho avuto l'opportunità di conoscere Erika perché Vanya Drach mi ha portato da lei. Ho visto il film allora, in quel periodo, e onestamente vi dico che ora, quando proietterete quella registrazione, sono già in ansia e dico davvero ai miei amici che non so proprio come ho recitato 46 anni fa. Un altro successo cinematografico che porterà un tocco di vecchia Zagabria a Rovigno è il film Chi incanta non pensa male e l'incontro con la leggendaria Mirjana Bohanec-Vidović. Durante il festival il pubblico potrà godere anche di spettacoli e mostre, mentre il tradizionale concerto Ronald Braus e ospiti porterà un tocco di glamour in città. Gli ospiti di quest'anno sono Alen Juras, Irma Dragicevic, Mila Elegovic e Frano Rigel. Il festival Rovinj Art & More quest'anno promette un'esperienza indimenticabile, unendo arte, musica e gastronomia di alta qualità in una delle più belle città croate. Notizie flash: la città di Pola acquisterà altri 1.500 contenitori marroni per rifiuti organici. Il prezzo dei contenitori ammonta a più di 56.000 euro, IVA esclusa. Grazie all'acquisto di nuove attrezzature e al miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, nei primi 6 mesi di quest'anno la quantità di rifiuti organici raccolti separatamente è aumentata del 9% rispetto ai primi 6 mesi dell'anno scorso. Stasera e domani il porto di Salvore sarà animato dalla Sagra Notti Salvorine, una festa tradizionale popolare in onore di Santa Maria Maddalena, organizzata dalla comunità degli italiani di Salvore. Il programma dell'evento è ricco di esibizioni culturali e musicali. Non mancherà l'offerta gastronomica con piatti tipici locali pronti a deliziare i palati dei presenti. La serata si concluderà con musica dal vivo della Bura Band. L'evento inizia alle ore 21. E adesso vi portiamo in un angolo incantato di Pola, dove la magia dell'arte incontra la passione e la creatività. Siamo al laboratorio creativo di Lilia Battel, dove recentemente è stata inaugurata la mostra annuale degli allievi. Sono trascorsi oltre 30 anni dalla prima edizione di questa esposizione che celebra il talento e la fantasia di giovani e meno giovani artisti. Quest'anno il laboratorio ha preparato una mostra speciale intitolata Tappeto Volante, un tema che invita alla riflessione e alla meraviglia. Questa edizione presenta ben 473 opere realizzate da 42 artisti, con un intervallo di età che va dai 6 ai 62 anni. Ogni pezzo racconta una storia, un'emozione, un sogno che si intreccia con quello del tappeto volante, un tema che suggerisce un viaggio attraverso mondi immaginari e reali. Tappeto volante perché è un viaggio del il mondo visto dall'alto attraverso un viaggio straordinario attraverso le fotografie satellitari e aeree. E sembra pura magia, come magia può essere anche il volo su un tappeto volante, come intitolato la mostra. Magia che porta che libera il nostro corpo e la nostra mente e ci dà la capacità di vivere, di sentire nell'animo questa meraviglia, di apprezzarla e di apprezzare in effetti tutto il mondo come un vero paradiso terrestre.
L'esposizione rappresenta un viaggio attraverso le diverse tecniche artistiche e le infinite sfumature dell'immaginazione. La varietà dei lavori riflette non solo la creatività dei partecipanti, ma anche la guida ispirata e appassionata di Lilia Battel. Ho diviso la mostra in 6 parti. La parte orizzontale, i mondi tipo il deserto, le terre aree, i ghiacciai, le terre non coltivate, l'ordine verticale, le montagne, i mondi liquidi, cioè mondi vicino ai laghi, fiumi e torrenti, le terre di confine, e in più il mondo visto nel segno dell'uomo, cioè le città e i paesi. Oltre alle opere degli allievi, la mostra include 31 sculture della stessa Lilia Battel. 31 sculture raffiguranti il tappeto volante e la persona umana che può creare qualunque, perché si tratta di magia, di pura fantasia, può creare qualunque movimento, e questa è una mia autocritica e una ironia che mi sono fatta, perché ero antitalento per la ginnastica e il professore mi eliminava sempre nella scuola media, e qua mi sono sfogata, qua posso fare qualunque movimento con le persone raffigurate nelle sculture. Ogni anno Lilia accompagna la mostra con una poesia dedicata al tema. Quest'anno il testo Tappeto Volante riflette l'essenza di questa edizione, un inno alla libertà e alla fantasia che caratterizza ogni angolo del laboratorio. Tappeto volante, mondo fragile, solido, forte, bello, brutto, pulito, sporco. È il tuo mondo, non calpestarlo, osserva. Vivi, questo può essere il tuo paradiso terrestre. La mostra è visitabile fino alla fine di agosto, tutti i giorni, dalle 17 alle 19, presso l'indirizzo Tomasini Eva 31 a Veruda. Un'occasione imperdibile per immergersi in un mondo di creatività. Una magica serata sotto il cielo di Visinada, tutta istriana, interpretata da Sergio Predengato e le sue Volpi. Un altro riuscitissimo concerto che abbina alla perfezione i versi di Eligio Zanini e la musica di Piero Soffici, introdotti da Rossanna Bubola e interpretati dal Gatto e le Volpi, che ha rallegrato i visinadesi e che sa vale del supporto e patrocinio dell'Unione Italiana. Aria di festa, cielo aperto sotto la luna a Visinada, davanti alla suggestiva cisterna barocca del Battistella. Atmosfera giusta per ascoltare il piacevole crescendo concertistico offerto da Sergio Predengato, assistito dalle sue Volpi, Cristian Salvi al basso, Francesco Salvi alla batteria, Boris Lizitar ed Eligio Bosazzi alle chitarre, momenti intimi, casarecci, quelli nei quali si assapora a pieni polmoni un'aria diversa, autoctona nostra, un miscuglio ben amalgamato da arte, storia, tradizioni, destini rovignesi, istriani, d'altri tempi, che ognuno porta nel suo intimo e che fa sempre bene al cuore. Un concerto introdotto alla perfezione dalla buiese Rossana Bubola, naturalmente in vernacolo, che spiega quanto sia importante il son qua per noi, per voi, per far arrivare le parole, perché le parole dei nostri autori sono importanti, bisogna solo saperle ascoltare. Un crescendo di poesia, musica, ricordi, nel quale anche i visinadesi hanno vissuto, riscoperto, omaggiato l'arte di casa nostra, creata dai versi del più grande poeta istrioto Eligio Zanini e del più noto compositore rovignese Piero Soffici. Due rovignesi, istriani patochi, artisti senza età, anime sofferenti, che hanno anche collaborato in maniera stretta, visto che Zanini aveva permesso a Soffici di trasformare in musica 8 delle sue poesie, dal Bulistro al Cucal Filippo. Alla fine lo riabilità e dove lo mandà? A Salvore, e pensava di fargli un torto. Invece se sta una fortuna, perché in quei 5 anni ha anche fondato la comunità degli italiani del Salvore, Ligio Zanini. Sta canzone che ascolteremo, tratta sempre da una sua poesia che si chiama Come Ciepi, ha tante allegorie. Ciepi era un maestro onesto che diceva ai fiori di studiare,
perché chi più studia, più sa, più farà carriera. Ma in realtà la vita non è così. E allora lui andava in giro con le pesse, con le braghe rattoppate, lui è presente, con le toppe, era un povero, e repressate. E sta poesia dice: i se venuti a casa mia, morti de fame, e dopo un per de anni de ostaria o de pasticceria, i era carichi de schei, ville e macchinoni. I se venuti e noi va più via, e adesso i comanda lori, perché i se siori con la panza piena, come ciepi. Si passava poi alla produzione di Piero Soffici, quello che poi è diventato direttore dell'orchestra del Festival di Sanremo, colui che ha composto le celeberrime Stessa spiaggia, stesso mare o Perdono. Gatto, naturalmente, ha scelto i canti del Soffici rovignese, motivi delicati, dedicati alla sua terra, e in un pullular d'emozioni si interpretava l'intima sofferenza di chi ha dovuto tenere il suo fazzoletto di terra nel privato per troppo, tanto tempo. Canti che tutti gli istriani si portano stretti, chiusi nel profondo del cuore, da Addio Mar a Ruvegno, se sempre Ruvegno. Conosce Simone Cristicchi? Magazzino 18, tanto dei capelli Cristicchi che col Magazzino 18 che ha fatto parlare di noi che ha fatto conoscere la nostra storia. Però se venio fuori che Cristicchi è stato il primo a incidere Curivasi per il mondo di Piero Soffici, e invece non è vero, perché in un tempo in cui era ancora quei telefoni che si girava, Piero Gacciamato Sergio Prede in gatto Gacciamagato gli ha detto go una canzon partì e gli ha fatto sentire Curivasi per il mondo. Gatto, ascoltà la canzone. Cosa parlai voi? Con chi ti laga? Della finestra. Conosce Gatto? Sì. Chi se Rovigno che siga Gatto? Chi siga? Dio mio, io voglio farla seria, su una canzone seria, e mi trovo sti qua, che vai capire che sei come fa la maestra di asilo con loro. Sarà questa di stirare? Sì, la signora. Sì, no, non sei la. Ah no? Anzi da dormire, questi disturbi la gente in piazza. Allora, insomma, Piero Soffici che ha domandato a Gatto di cantare questa canzone, Gatto è stato talmente onesto di ascoltarla e di dire che Piero ti puoi cantarla solo te, perché questa canzone fa parte della tua vita, della tua anima. E così è stato. Dopo la cantata Sergio, però prima Piero, Cristicchi si arriva l'altro ieri, tanto tempo dopo. Curivasi pel mondo è stata anche proibita dai stessi esuli a Trieste, pensa a questo, perché la disi, ma occorreva andare in giro per il mondo, ma non potevamo stare a casa nostra. E la trovata pericolosa sta canzone, che sono pensieri che fiamo tutti noi alla fine. E il disi, Soffici, non dovevamo andare via, perché tutto il mondo, lo che avevamo qua, la tua terra, non te che mai ingannati, vedi, la sei ancora qua. E su una roba soprattutto Soffici che aveva ragione. E diceva che in te la vita bastava un tocco di soffitta e volersi tanto bene. Ecco, per questa roba, questa canzone è stata demonizzata, perché l'ha detto in pratica la verità è tutto quel che noi pensiamo che abbiamo in fondo all'anima. Ed in questa magia, nella quale è stato compreso appieno il bisogno di una riscoperta e valorizzazione della cultura nazionale, i visinadesi hanno appoggiato subito il Gatto e le Volpi nell'intonare gli evergreen che hanno fatto epoca, un momento di feeling particolare quando pubblico e interpreti diventano un tutt'uno, tra balli e canti dalla colomba alla mula de Parenzo, ponendo così un importante tassello alle finalità del pluriannale progetto del Gatto e le Volpi patrocinato con entusiasmo dall'Unione Italiana. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione, buona serata.